svolgimento cerchiamo di capire qualitativamente quello che succede in modo intuitivo. Questa è la spira quadrata che inizialmente si muove a destra con questa velocità. Questa spira a un certo punto entra nel campo induzione magnetica del magnete permanente qui colorato in verde. In questo modo cambia il flusso magnetico concatenato con la spira, cioè che attraversa questa spira, perché inizialmente le linee del campo B non attraversavano la spira, il flusso magnetico era zero attraverso la spira, ma quando la spira passa sopra il magnete aumenta il flusso magnetico. Si tratta di un flusso magnetico positivo perché per convenzione orientiamo la spira come al solito in senso antiorario, quindi la faccia positiva è quella che guarda in alto, questo è il vettore superficie, che ha la stessa direzione e verso delle linee del campo B. Quindi il campo B attraversa la spira dalla parte della faccia positiva, fa un flusso magnetico positivo quando la spira entra nel campo B. E questo flusso magnetico aumenta, come indicato da questa formula, cioè la rapidità di variazione del flusso magnetico B attraverso l'area S, che è l'area della spira, di contorno L, L è il contorno della spira. Questo flusso aumenta con una certa rapidità, indicata dal puntino, cioè la derivata rispetto al tempo. È un aumento, quindi è una rapidità di variazione positiva. Allora entra in gioco il fenomeno dell'induzione elettromagnetica, perché la spira non gradisce questa variazione, in questo caso questo aumento di flusso magnetico, e cerca quindi di contrastarlo. Lo fa generando una sua corrente indotta, la fa girare in verso orario, quindi nel verso contrario a quello convenzionalmente scelto come orientamento positivo. Quindi una corrente negativa in verso orario che cerca di ripristinare, cerca di contrastare l'aumento di linee del campo B generando questa corrente indotta, un suo campo B indotto rivolto in basso. Infatti è la prima regola della mano destra. Una corrente che gira in senso orario genera un B indotto verso il basso, che ha lo scopo di contrastare l'aumento del numero di linee verso l'alto che attraversano la spira. Ogni volta che noi vediamo una corrente elettrica che circola senza un generatore, vuol dire che nel circuito, nella spira in questo caso, è nato un campo elettrico, un campo elettromotore indotto, che mette in movimento le cariche elettriche presenti nella spira, cariche che per convenzione immaginiamo portatori positivi. Questo campo elettrico che fa muovere le cariche positive è un campo elettrico rotazionale, quindi ha una sua circuitazione e quindi una forza elettromotrice, che infatti abbiamo già visto in un video precedente essere la circuitazione del campo elettrico lungo la spira, cioè lungo questa linea L che è il contorno della spira. E quindi ecco la legge di Faraday-Neumann-Henry-Lenz, cioè la seconda equazione di Maxwell. La solita relazione di causa-effetto, c'è una variazione del flusso magnetico attraverso la spira. Questa variazione è più o meno rapida e comunque fa nascere un campo elettrico rotazionale con una FEM, con una circuitazione. Dunque, in pratica, la forza elettromotrice è la circuitazione di questo campo elettrico rotazionale, che è stato causato dalla rapidità di variazione del flusso magnetico attraverso il circuito, cioè la spira. Prima di entrare in tutti i calcoli, in tutti i dettagli, cerchiamo di capire perché questa spira, cioè il vagone, in pratica rallenta. Rallenta perché questa corrente indotta dissipa energia circolando nella resistenza. Infatti questo circuito ha una resistenza da 20 milliohm e questa corrente, che si può calcolare con la legge di Ohm, dissipa energia quando passa nella resistenza, secondo questa formula della potenza dissipata da una resistenza percorsa dalla corrente elettrica. Questa infatti è la formula dell'effetto Joule, cioè quando la corrente passa in una resistenza elettrica, si sviluppa calore, energia termica. E questa energia termica non si crea dal nulla, ma si trasforma a spese dell'energia cinetica del vagone, quindi il vagone perde energia cinetica e rallenta. L'energia cinetica che perde viene trasformata in calore. Per effetto Joule, quando la corrente elettrica indotta passa in questo modo, gira, passa all'interno di questa resistenza elettrica. Abbiamo così risposto in modo qualitativo alla prima domanda, cioè l'origine dell'azione frenante dovuta al passaggio della spira sopra il magnete.
In pratica abbiamo utilizzato soltanto il fenomeno dell'induzione elettromagnetica, quindi la seconda legge di Maxwell, e la legge di Joule del calore prodotto al secondo dal passaggio della corrente elettrica nella resistenza della spira. E anche la conservazione dell'energia, perché per produrre questo calore è necessario sottrarre energia meccanica, quindi ridurre l'energia cinetica del vagone.